Ciao ragazzi, bentornati su Romano Inglese. Andiamo a parlare di un po' di cose, sempre delle cose come imparare l'inglese. Oggi voglio vedere le parole, perché ci sono molte parole che sono inglesi e non americane. Molti di voi dicono le parole americane e inglesi. Almeno voglio che voi sappiate la differenza, poi scegliete voi. Però non voglio fare uno di quei soliti video noiosi dove siamo a casa, io vi spiego, ogni tanto flasho qualche immagine. Oggi andiamo proprio in giro nella città di Portsmouth e vi faccio vedere alcune di queste cose. Ve le faccio vedere toccare con mano. Cioè in realtà le tocco io, voi guardate e vi spiego le cose. Andiamo. Adesso ci siamo fermati un secondo perché mi è venuto in mente un paio di parole che potrebbero servirvi. Per esempio, dove stiamo camminando adesso? Questo è il marciapiede, che gli americani letteralmente traducono come camminare al fianco. Si chiama sidewalk. Gli americani lo chiamano così, mentre gli inglesi lo chiamano path, che sarebbe appunto il marciapiede normale. Ovviamente il marciapiede sta a fianco a che cosa? La strada. La strada, gli americani la chiamano street, mentre invece gli inglesi la chiamano road. Quindi ricordate, path and road. Questo profumantissimo coso lo si chiama litter o pen, mentre invece gli americani lo chiamano trash can. Quindi la differenza è abbastanza ovvia. C'è una piccola differenza che però voglio specificare. In inglese noi chiamiamo la sporcizia litter oppure rubbish. Ma qual è la differenza dei due? Litter sarebbe la sporcizia che viene buttata fuori casa, quella già buttata, cioè se sto fumando una sigaretta la butto per terra, quella diventa litter. Se invece sto dentro casa, le cose che butto per terra dentro casa, il macello che faccio, la sporcizia che faccio, si chiama rubbish. Mentre invece gli americani chiamano rubbish anche quella che sta fuori casa. Per loro è tutto rubbish, ok? Per noi invece rubbish potrebbe essere anche qualcuno che si comporta male. You're rubbish. Quello laggiù, quello si chiama... come si chiama? Camion? Vabbè, camion in italiano. Gli inglesi lo chiamano lorry, mentre invece gli americani lo chiamano truck. Quindi ricordate la differenza, truck and lorry. Lorry è solo inglese. Ok, adesso stiamo entrando dentro a Nike. Praticamente qui dentro ci sono un paio di cose che voglio farvi vedere. I pantaloni in generale sono chiamati in maniere diverse, in inglese tantissime diverse e in americano anche, completamente diverse dall'inglese ovviamente. Qui dentro andiamo a vedere questi qua, che sono gli sweatpants in americano, mentre invece in inglese li chiamiamo Johnny Bottoms. Queste qua invece sono le sneakers in americano, mentre invece in inglese sono trainers. Sono i pantaloni quelli da vestire elegante, dove gli americani li chiamano slacks, mentre invece gli inglesi li chiamano suit trousers, perché i pantaloni in generale sono chiamati trousers in inglese, mentre invece se voi guardate all'americano loro li chiamano pants, mentre invece pants in inglese sono le mutande. Quindi se andate in un negozio e chiedete per pants, non aspettatevi i pantaloni ma aspettatevi un bel paio di mutande. C'è un'altra cosa che però non l'ho trovata in giro, nessuno sta indossando le infradito, però gli inglesi le infradito le chiamano flip flops, mentre invece gli americani le chiamano perizomi. Avete sentito bene? Perizomi, quindi tong. Loro stranamente le chiamano così perché hanno quella forma appunto da perizoma, ma è stranissimo. Infatti se lo senti un americano che ti dice ce l'hai tong, veramente no, non ce l'ho. Questo in inglese viene chiamato controller, mentre invece in americano viene chiamato remote controller. Vedete quello che dicevo nell'altro video, no? Si scrive controller finendo in er, si pronuncia a controller. Ricordate? Sì, ovviamente ci sono molte altre parole che in americano si pronunciano in una maniera, in inglese in un'altra, e tante volte parole americane hanno significati diversi in inglese. Quindi ragazzi, in questo video l'ho fatto breve per farvi interessare a queste piccole differenze. Spero che a voi sia interessato. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, perché comincerò a fare anche delle piccole storie brevi così, giusto per quando magari trovo qualche cosa in giro che ha un significato diverso in americano dall'inglese, ve ne parlo e lo posto nelle storie, così che possiate voi imparare queste parole brevemente, così in queste piccole storie veloci, senza che devo fare un altro video gigantesco dove vi spiego noiosamente tutti queste parole. Quindi ragazzi, seguitemi su Instagram se volete saperne di più e volete vedere le bellezze dell'Inghilterra, perché posto le storie da qua. Questa settimana ho cominciato a filmare anche in inglese, ho deciso che per
voi, ragazzi. Dato che stiamo cercando, sto cercando di insegnarvi il British, l'accento British, come parlare in inglese, perché la grammatica l'avete già fatta a scuola, cercherò di andare più sull'accento e su come parlare in inglese. In questi video che sto preparando, sto facendo dei vlog semplici in inglese molto semplice, in maniera che voi possiate abituarvi all'accento e cominciare a capire come parlare e come dire certe cose. Quindi, ragazzi, non vi perdete questi video e ci vediamo prestissimo con altri nuovi video. Ciao, ragazzi.